E ci siamo, Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine, giornata di grazie oggi. Perché? Perché non è ancora arrivata nessuna imprecazione al 366 70 52 110, perché noi abbiamo la bruttissima abitudine, la pessima abitudine di entrare sui riff migliori, sui riff più belli dei Guns N' Roses, degli SDC, un po' di tutti. E vabbè, pazienza, oggi non l'abbiamo nemmeno fatto perché non abbiamo dato modo a nessuno di indispettirsi, anche perché ci stava gustando particolarmente quella canzone, per cui senza grandi problemi l'abbiamo lasciata andare. Ma parlo al plurale perché? Perché siamo già in altra ottima compagnia. Oggi Facce da Radio ricca di ospiti, ricca di bella gente, e con noi è adesso il mitico Sandro Assenti. Intanto benvenuto Sandro. Ciao a tutti e alla radio che io ascolto sempre volentieri. Oh, ma che meraviglia, vedi, quando arrivano queste belle notizie fanno un certo effetto. Tu Sandro, per tutti coloro che ancora non lo sapessero, anche perché in realtà dal bel timbro di voce potresti essere un po' chiunque, alla fine siamo in radio, per cui fa anche il suo effetto, ma sei il titolare di Bagni Andrea Sa Sushi, sempre a San Benedetto, e della catena Fornaccio, per cui sicuramente molti dei nostri radioascoltatori avranno molto più chiaro di chi si sta parlando e con chi si sta parlando. Bene. Ora, io voglio farti un paio di domande, visto che il nome che mi entusiasma un po' di più è Bagni Andrea oggi, ok? Visto che siamo già in clima estivo, questo sole ce lo sentiamo ben appiccicato addosso, perché è così che funziona da un po' di giorni a questa parte, e io voglio immediatamente chiederti, Sandro, che cosa c'è in cantiere per quest'estate al Bagni Andrea? Beh, diciamo che noi siamo tra i primi ad aprire la stagione, per cui sotto certi aspetti abbiamo iniziato a Pasqua, e come si sa quest'anno a Pasqua è arrivata molto presto, per cui noi già con di fatti sono quasi 2 mesi che siamo aperti. Abbiamo iniziato già col format classico di Bagni Andrea del sabato, e a breve, nel giro di 15 giorni, inizieremo quelli che poi sono i martedì, diciamo così, storici di Bagni Andrea, che inizieremo appunto la prima o la seconda settimana di giugno. Beh, ottimo, io direi che è un bel programma per questa estate, un'estate comunque fatta anche con Bagni Andrea di buona, ottima musica. Perché? Perché noi viviamo di questo, Sandro, per cui devi esserci vicino e devi darci una mano, insomma, a sopravvivere con questa buona musica. Per esempio, loro sono gli Ex Ambassadors con Renegades. Ex Ambassadors, Renegades, uno dei ritmi, insomma, che ci tranquillizza un po' di più, una roba un po' che ci serve, non calmante, perché noi di Facce da Radio effettivamente serve semplicemente qualcosa che ci tenga un po' più tranquilli, perché siamo parecchi esagitati. Ma perché? Perché quando ci arrivano tante buone notizie, tante notizie che ci entusiasmano tutte insieme, è questo l'effetto, per cui c'è da combattere il giusto, voglio dire, noi siamo contenti così, meglio un sorriso in più, che ci provoca poi lo stesso Sandro Assenti. Perché? Perché tu non puoi dirlo con questa tranquillità che Bagni Andrea effettivamente inaugurerà ufficialmente l'estate della Riviera, perché sarà uno dei primi scene a partire, che è già partito e che entrerà ufficialmente a regime con le serate a giugno, perché si aggiungerà il martedì. Magari è stato poco chiaro prima, per cui lo ripetiamo, perché noi di martedì vogliamo tanta tanta gente, perché poi d'estate non è magari il primo problema che si pone, però già quando comincia ad iniziare la stagione, lunedì, martedì, mercoledì sono ancora quei giorni un po' tabù, no? Dove magari cosa fai, magari cosa facciamo, dove ce ne andiamo. In realtà il Bagni Andrea organizza la sua serata tipica del martedì, che è? Infatti quest'anno la serata è basata esclusivamente sul canto, dove noi renderemo protagonisti i nostri clienti, un po' sulla scia di questi talent show, no? Dove i protagonisti sono queste persone che cercano ogni volta di esprimersi a livello, diciamo, del mondo dello spettacolo. Noi quindi coinvolgeremo fortemente questi personaggi che parteciperanno ai martedì. È evidente, Valentina, ti spiego solo questo, che sono due target diversi, il martedì un po' più adulto, per cui c'è un certo tipo di gente, e il sabato un pochettino più basato sulla discoteca. Anche se poi diremo, spero che ne ho occasione, di come Bagni Andrea negli ultimi 2 o 3 anni si sia trasformato anche alla luce delle nuove tendenze, diciamo, della movida sia in centro che nel lungomare. Ma parliamone da subito, ti prego, perché tu non puoi lanciarmi argomenti così certo. E poi far finta che non li abbia sentiti. Allora, diciamo questo, che da sempre, ormai sono quasi 26 anni che ho aperto questo posto, che in realtà ha creato sempre delle mode, o quantomeno ha anticipato delle mode. E anche questa volta ci siamo resi conto che negli ultimi 2-3 anni si sono create dei circuiti che una volta si chiamavano pre-movida, vedi questi bar che si sono creati in centro, un po' in tutta Italia, che negli ultimi anni hanno attratto parecchi giovani. Quei giovani che una volta finita la cena andavano nelle varie discoteche, certo, o perlomeno nei vari locali di ritrovo notturni.
Oggi i tempi sono cambiati perché le persone stazionano davanti a questi bar, giustamente, riescono ad avere contatti, ad avere anche, se vogliamo, questo lasciamolo dire, un sassolino, a volte dei drink a prezzo bassissimo, per cui sotto certi aspetti i locali tradizionali, più che altro non tanto il mio, ma quelli che in qualche modo a San Benedetto sono vocali, hanno una vocazione più notturna, evidentemente soffrono parecchio perché quella fascia che prima andava da mezzanotte e mezza fino alle 4, in realtà per metà viene assorbita da questi locali del centro. Quindi è un problema che noi abbiamo valutato già 2 o 3 anni e non per questo ci siamo tirati indietro a valutare questa nuova tendenza, perché l'importante è che uno le valuti più che le critichi. E allora ci siamo messi in testa di fare una ristorazione di alto livello, per cui oggi chi viene a Bagnandrea sa di trovare una qualità, diciamo, enogastronomica diversa rispetto a 5, 6, 7 anni fa. Questo perché? Perché la cena diventa il core business della situazione. Quindi noi il dopo cena lo facciamo chiaramente sulla scia di una grande cena. Infatti se uno frequenta il mio locale si rende conto che sia il martedì che il sabato la cena è frequentata da centinaia di persone. Quindi questo è un aspetto fondamentale perché chiaramente bisogna entrare in una logica in cui la movida purtroppo è relegata a un orario che va dopo le 1:30 o 2. Quindi dobbiamo in qualche modo riempire quelle 6-7 ore che una volta erano veramente valide per chi faceva questa vita notturna. E invece adesso siamo subentrati noi che ci siamo adattati perfettamente ed è questo, insomma, proprio lo spirito d'adattamento che fa di un affare, insomma, il buono piuttosto che in un altro modo, che in qualsiasi altro modo. Ma quando io dico Bagnandrea in realtà parlo anche di cena, parlo di spettacolo, e se io volessi chiederti eventualmente un esempio di chi viene stasera a cena al Bagnandrea? Stasera sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, ma siccome diciamo a San Benedetto, e questo bisogna dire che è una cosa bella per il turismo. Ma sì, rivalutiamo il territorio. Hanno creato queste location di queste imprese cinematografiche che sotto certi aspetti, vede la Endemol, ha visto in San Benedetto delle location per poter fare le loro serie televisive. Infatti sapete tutti che a San Benedetto stanno girando uno staff in cui questo staff, che si chiama, mi sembra, Scomparsa, sarà una serie televisiva con la Incontrata e Zeno, che sarà niente di meno che su Rai 1. Quindi San Benedetto starà sui schermi di Rai 1 fra qualche, penso nella prossima stagione invernale. Pertanto è una cosa molto positiva. Stasera mi hanno chiamato appunto questi dello staff e verranno a cena giù da me. Ma questa, ripeto, non è una chicca. È una storia di ordinaria follia, cioè una roba, insomma, più o meno normale al Bagnandrea. Questo che succede, anche perché noi lo vogliamo dire con una punta di orgoglio in più, perché io ti do immediatamente del tu, Sandro. Certo. Tu, Sandro, sei il presidente della Confesercenti del Turismo di Ascoli, San Benedetto e Fermo. Certo. Per cui è una doppia soddisfazione sapere che il tuo territorio viene valorizzato in che modo? Nel migliore dei modi, con una serie televisiva, con persone comunque di uno spessore neanche discreto, insomma di effettivamente un certo spessore, che tra le altre cose vengono a cena al Bagnandrea. Cioè una combo magica di cose che effettivamente rende una bella situazione, anche perché il Bagnandrea festeggia un compleanno particolare quest'anno, perché è il trentennale della notte degli Oscar. Certo. Quindi spiegaci qualcosa in più, senso? Perché è qualcosa che effettivamente un paio di stelle filanti mentali ce le fa sparare. Beh, diciamo, per essere, diciamo così, veloci, che in realtà io da 30 anni faccio questa notte degli Oscar. E i personaggi chiaramente che si sono... Mi sorge spontanea una domanda veramente indiscreta, ma se tu hai 30 anni che fai la notte degli Oscar, quando hai cominciato? Cioè, io ho cominciato tanti anni fa, infatti diciamo che ero già piccolino quando ho fatto le prime feste al Charlie, qui a Porto d'Ascoli, per cui diciamo c'è un'esperienza che mi deriva dal fatto che ho cominciato molto presto. E questa notte di Oscar me la porto ormai da tanti anni, perché in realtà abbiamo trovato questo espediente hollywoodiano per poter premiare le persone, diciamo, di San Benedetto o di chi frequentava il mio locale. E devo dire, da me sono stati tanti personaggi, Giancarlo Giannini, La Parietti, Garco, La Fico, quindi insomma tutti i personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo, e quest'anno appunto c'è la ricorrenza del 30° anno. Io già prometto a settembre una grande manifestazione dove dovrà starci anche la televisione, perché è una cosa a cui io, e chi mi conosce sa perfettamente, tengo moltissimo, questa serata che si fa a fine estate. Ma sì, assolutamente, anche perché quest'anno, quest'estate, ormai la notte degli Oscar è diventata una bella donna, no?
no? Siamo a 30 anni, per cui merita un'inquadratura un pochino più particolare, certo, sicuramente. Certo, io già mi aspetto veramente robe fatte in pompa magna, ma con una, non so, veramente veramente estreme. Molto. Che cosa vogliamo aspettarci dall'estate di Bagni Andrea? E ti prego, dimmi anche qualcosa su questa notte degli Oscar. Certo, certo. Beh, diciamo che l'estate in spiaggia è caratterizzata anche da questi aperitivi che faremo ogni tanto domenicalmente. Ripeto, le due serate cult sono il martedì e il sabato, e poi quello che più conta, visto che ho parlato prima di enogastronomia, noi abbiamo da ormai da 5 anni dei cuochi stellati che fanno delle, diciamo così, delle loro performance giù da me, per cui sono stati parecchi cuochi stellati da Cedroni, Auriassi, e questa anche lo stesso Nico Romito, che ha 3 stelle Michelin. Quest'anno stiamo concludendo con la signora Velenosi, che è la mia partner in questa iniziativa, con Vissani, che probabilmente, quasi sicuramente, verrà alla fine di luglio, per cui anche l'aspetto enogastronomico, ripeto, saranno degli eventi importantissimi che faremo nel corso dei prossimi 3 mesi. Ma noi oggi qui in radio, visto che siamo pieni pieni di bei personaggi, in realtà avremo modo di conoscere anche chi si occupa in qualche modo della tua musica. Certo. Ok, quindi un DJ, vuoi dirci qualcosa in anteprima? Ma non possiamo bene svelare immediatamente il suo nome, ma vogliamo sapere che cosa dobbiamo aspettarci anche a livello fonico. Certo. Da Bagni Andrea. Diciamo che quest'anno abbiamo puntato su personaggi già collaudati. Infatti il martedì c'è la famosa coppia di Oriano e Alessandrino, che ormai caratterizzano i miei martedì ormai da sempre. Quest'anno ci abbiamo un DJ professionale a livello locale che conosco tutti, che è Luca Calem, però volevo evidenziare, e l'ho visto lì nella sala d'attesa. Sì, anche perché in realtà questo sta diventando un po' un punto di ritrovo. Sì, no? Inaspettatamente, Valentina, devo dire, perché mi sono ritrovato qui, che insomma si è messa sempre vicino a me quando ci siamo lasciati appunto sabato. Mattia, che praticamente io vi consiglio perché è un ragazzo veramente che ha tantissime doti, un ragazzo che ha quello che si chiama appunto il tatto musicale, perché oggi al di là di essere bravi bisogna sempre vedere quello che succede intorno a te. Cioè un DJ non deve mai estrapolare da quello che è la realtà che gli sta davanti a un metro, e lui c'ha appunto questo tatto che riesce a cambiare ritmo in brevissimo tempo. Per cui insomma un po' il suo la musica, il nostro, quello di Bagni Andrea, è tutto ciò che riguarda lo spettacolo, anche perché è una cosa che ci riesce veramente veramente bene. Io parlo onestamente da ignorante, nel senso che non ho mai avuto la fortuna, il modo, il tempo di frequentare Bagni Andrea. Ti inviterò personalmente. Ma grazie, credo sia l'unico modo, perché a quanto pare poi a me sfugge di mente, insomma tante cose succedono, però pare che tutti ne parlino bene, ma proprio tutti. Per cui deve esserci un fondo per fare comunque certe affermazioni che effettivamente creano poi delle aspettative. Quindi che cos'è che ha portato Bagni Andrea così in alto? Cos'è che fa apprezzare così a parer comune Bagni Andrea? Beh, come dicevo prima, la possibilità che ho io di stare 6 mesi, nei mesi invernali fuori, mi ha permesso, diciamo in modo molto modesto a volte, di copiare, di vedere quello che avveniva, che ne so, in Brasile, a Miami, a New York, quindi mi è stato più facile capire le tendenze. Poi portarle a San Mietto chiaramente le devi valutare, perché se metti una cosa troppo di tendenza, infatti come diceva qualcuno, che le cose non bisogna farle magari prima degli altri, ma al momento giusto. E quindi abbiamo sempre fatto le cose al momento giusto. Vedi il sushi, vedi la catena di pizzeria e vedi appunto questo format di Bagni Andrea che è ancora attuale, per poter fare appunto sia la cena che la musica. Perché io capivo già negli anni 90 che la gente che veniva a cena non voleva andare in un altro locale, voleva stazionare sullo stesso locale. Quindi abbiamo creato prima una musica live, poi una musica discoteca, e ecco qua che poi alla fine la gente rimane dalle 9:30 fino alle 4-5 del mattino. È certo un crescendo comunque su cui giochiamo, e giochiamo bene, ma certo, assolutamente. Ma visto che si parla di musica, visto che si parla di gente che non vuole cambiare locale, non vuole cambiare stazione, vuole continuare anche a sentire buona, ottima musica, visto il caldo, vista l'estate, abbiamo Calvin Harris. Meglio di lui nessuno può esprimerla, insomma, a questa temperatura, quest'estate, questo clima un po' che ci anche il cuore, perché noi siamo estivi tutto l'anno in verità, ed è la cosa che ci piace di più. Lui è Calvin Harris con We'll Be Coming Back. Ti chiamo di Calvin Harris, è per questo che sei arrivato anche tu, Mattia. Si parlava di te poco fa, in realtà tu sei ufficialmente il DJ di Bagni Andrea. Sì. Per cui che meraviglia, sai, Mattia Capriotti DJ, per chiunque non lo sapesse, per chiunque volesse già cominciare a stalkerarti sulla tua pagina Facebook, canale YouTube, sito di internet, qualsiasi cosa tu abbia, ok, noi siamo qui
per fartene avere veramente abbastanza, cioè per essere basta, non ce la facciamo più, e noi giocheremo proprio in prima linea per darti fastidio in questo, cioè noi saremo proprio i primi che verranno a commentare ogni singolo video, che verranno a darti fastidio. Tu non dire va benissimo, occhio a quello che dici, perché poi se lo ottieni non ti puoi lamentare, per cui non c'è gioco altrimenti. Ma continua ad essere qui con noi anche Sandro Assenti, che ci ha proprio introdotto Mattia Capriotti. Ora, visto che tu ormai l'hai sentito, perché in realtà eravamo in diretta anche nell'altra stanza dove ci stavi effettivamente origliando, perché è così che funziona, per cui lui, ecco, vedi, ha fatto una finta Sandro, in realtà lui già sapeva, lui, però vedi, una persona ben preparata, una persona educata, che non ha fatto una piega, comunque non è che è arrivato vantandosi o quant'altro, no, perché quando uno è bravo e basta. Grazie. Ma senti un po', la particolarità di questo Sandro, se tu potessi, visto che lui ci ha detto qualcosa su di te, se tu potessi dire qualcosa di Sandro, facendo conto che lui non ti stia ascoltando, cosa diresti? È una grandissima persona, disponibilissimo, attento su tutti i particolari. Insomma, su più fronti giochiamo. Sì. Che è il tipico di Sandro. Perché? Perché Sandro, si diceva proprio prima del fuori onda, è un po' da entrambi i lati della scrivania. Perché? Perché ricopri sia, cioè nel senso ti occupi sia di un'imprenditoria, giusto? Quindi si parla comunque del lato commerciale. Ma sul piano politico, in realtà, come dicevamo proprio prima, sei il presidente della Confesercenti del Turismo, ok, di San Benedetto Ascoli Fermo. Quindi chi meglio di te può darci un parere significativo, un parere esplicativo, un parere che fondamentalmente ci faccia capire qualcosa, visto che siamo anche in, insomma, un periodo caldo, un periodo comunque di campagne e quant'altro? Spiegaci bene in che modo effettivamente possiamo valorizzarlo questo nostro territorio, visto che ci occupiamo proprio di questo. Certo, diciamo, per concludere il discorso tuo, che in realtà oggi il turismo lo fanno gli imprenditori, difficile che il turismo lo faccia, diciamo, l'impresa pubblica, perché oggi sono pochi soldi, per cui, diciamo, è demandato specificatamente agli imprenditori. Noi, se conosciamo Milano Marittima perché c'è stato il Pineta, se conosciamo alcune città è perché dei locali famosi hanno caratterizzato, diciamo, certi luoghi. È evidente che San Benedetto deve ancora lavorare, perché la sinergia, quello che dovrebbe avvenire fra i vari attori, no, che compongono, diciamo, il mondo del giorno e della notte, ancora vive in compartimenti stagni, cioè ognuno vive il proprio porticello. Noi dovremmo cercare di allargarci, cose che vedo io quando giro per il mondo, che è importante che si creino quei circuiti. Guarda adesso quello che sta avvenendo, cioè c'è un mondo della movida centrale che sta creando tanti problemi, e quindi anziché essere una risorsa in realtà sta diventando un problema per i residenti, e il mondo della notte, dove con i decibel magari sul lungomare non riusciamo ancora a ottenere quello che magari vorremmo. Al di là delle esagerazioni, no, che spesso in questi casi è facile criticare e basta, occorre far sì appunto che si crei un punto di incontro, e credo che un'amministrazione, adesso ci sarà le del nuovo sindaco, possa recepire quelle che sono le caratteristiche e quindi le risorse di questi segmenti, di questi attori che dovrebbero andare a creare turismo a San Benedetto. In primis io ritengo che ci debba stare un contatto maggiore tra l'amministrazione e le realtà imprenditoriali che vivono di turismo, per far sì che poi si facciano dei patti chiari e seri, e chi trasgredisce sono fra quelli che, nonostante spesso sono portato a difendere, no, gli imprenditori, devo dire chi sbaglia poi deve pagare, perché non si può mettere a repentaglio tutta una struttura, un segmento, un'organizzazione per colpa di uno o due personaggi che magari vanno fuori corrente. Ma se io volessi farti una domanda un po', ma non so, particolare forse, potrei, certo, innanzitutto, dai. Quindi la prima già è andata e posso. Dai. La seconda ufficiale è, se tu dovessi schierarti in una di queste due squadre, ti schiereresti con quelli che sacrificherebbero il territorio a guadagno di un'impresa, o di quelli che sacrificherebbero un'impresa a vantaggio del territorio? Beh, diciamo questo, che il territorio, soprattutto quello sanmenetese, vive purtroppo, devo dire, di un ambiente familiare. San Benedetto, al di là di tutto, ha puntato sempre sulla famiglia, negli alberghi, per cui noi non possiamo far sì che si crei una movida sfrenata, perché va a cozzare con quelli che sono poi in realtà i nostri, diciamo, abitanti estivi, i turisti. Nello stesso tempo però devono pure sopravvivere questi che fanno le attività, ecco dove parlavo di esagerazione, che a volte sono creati delle associazioni su Facebook di vari contesti, dove basta che uno sente una piccola musica, subito sembra quasi che non si riesce a... No, ma che poi c'è gente che ci si fissa, così come, esatto, in un condominio c'è il tipo che si pianta col bicchiere per sentir meglio, per, certo, cui, cioè, insomma, va messa in evidenza che manca un po' di collaborazione, certo, magari. Per tutto il resto
noi siamo ben predisposti a qualsiasi tipo di miglioria, per certo. Cui insomma ci siamo. Quali sono i presupposti, quali sono gli obiettivi di questa estate 2016 per Bagnandrea, per Sasushi, per la catena Fornaccio, per te Sandro? Beh, diciamo che io ho un format abbastanza collaudato, per cui al di là del Sasushi che abbiamo fatto 7 anni fa e sta andando alla grande perché la gente aveva bisogno di un tipo di food un po' anche moderno, elaborato. E per quanto riguarda Bagnandrea l'abbiamo parlato abbondantemente, certo. Diciamo che il core business di Bagnandrea sta cambiando pelle, puntando molto di più sulla ristorazione e dando lo spazio giusto nei 2 giorni specifici, martedì e sabato, alla movida serale, con altre manifestazioni enogastronomiche di cui abbiamo parlato prima. È evidente, se faccio un discorso più allargato, e mi sembra che sia il caso di farlo, oggi i locali soffrono parecchio perché non c'è più, c'è la crisi, non si riesce a creare a volte quelle 2-3 serate in ogni singola attività, per cui ecco che è importante focalizzare le proprie energie in serate specifiche, e questo Sametto è stato abbastanza bravo, per cui il martedì ci sono io, il mercoledì c'è un'altra realtà, il giovedì lo stesso, il venerdì, il sabato e la domenica. Il sabato ci stiamo un po' tutti, ma al limite, come si dice, c'è pan per tutti in quel giorno. Quindi ecco, è importante che si creino però i presupposti di far sì che un circuito possa dare un format alla città, perché devo dire purtroppo negli ultimi tempi qualcosa si è spostato più al nord, quindi, per cui cerchiamo di riappropriarci, visto che Sametto è un capofila fondamentale da sempre, di far sì che Sametto debba tornare, e me lo auguro che il prossimo sindaco ci si avvicini in questo, a diventare la regina non solo del turismo balneare ma anche di un turismo notturno. E insomma dai che è il caso, perché il nostro territorio, insomma, effettivamente la nostra visuale, i nostri paesaggi, quello che riusciamo a vedere semplicemente con una passeggiata in spiaggia, merita davvero, vale la pena valorizzarlo piuttosto che effettivamente mortificarlo come sta succedendo finora. Ma è proprio delle innovazioni che vogliamo parlare, proprio dei nuovi arrivi che vogliamo parlare, dei nuovi acquisti, delle nuove acquisizioni, della nuova musica, di te Mattia, per cui tutto questo preambolo per dire che su di te abbiamo grandi grandi aspettative. Grazie. Che programmi abbiamo Mattia, immediatamente? Allora, da subito. Io sono un giovanissimo DJ, il mio sogno è diventare un produttore di musica house e piano piano ci sto lavorando per far crescere appunto la mia figura di DJ, ecco. Sicuramente la tua musica, ma io adesso voglio azzardare, quanti anni hai Mattia? Ho solo 20 anni. Cavolo, io mi sento una vecchia esagerata quando vedo che era una volta che io avevo tutti ospiti magari un pochino più grandicelli di me, invece adesso cominciano effettivamente anche ad essere più piccoli. Che brutta sensazione, credimi, è veramente orribile, ma non importa. Arriveremo comunque a parlare di te, nonostante io ti guardi adesso con un minimo di invidia per i tuoi semplici 20 anni, cifra tonda, una cifra che promette, una cifra che si apre ai progetti, per cui ti dà effettivamente tante tante possibilità. Ti voglio regalare un'opportunità in più, ti dicono questi 20 anni, questo 2+0. Ti invidio veramente, veramente tanto, io credo di doverti sfiorare un braccio e una spalla prima della serata, perché altrimenti effettivamente ho paura di avere energie negative che vengano verso di te. Nel frattempo a me, perché siamo autocelebrativi, e a tutti i nostri radioascoltatori che lo meritano perché anche loro hanno bisogno di estate, regaliamo la nostra migliore musica, visto che a quanto pare piaciucchia anche ai presenti. Questo è Jason Derulo con Top Dirty. Le meravigliose voci di Jay End e Danira con Sabato Sera. Sabato Sera che non è semplicemente una canzone, è un po' uno stile di vita, no? Qualcosa a cui vogliamo aderire pienamente, qualcosa che va fatto bene, perché il Sabato Sera è veramente una festa grande, no? Una festa grande di cui è partner Bagnandrea, per cui il 99% del divertimento è così, ce l'abbiamo lì, ok? Quindi tu, Sandro, sei responsabile, quindi sentiti anche un po' in colpa per quell'1% che magari di cui fanno parte tutte le altre persone che preferiscono rimanere a casa a leggere un libro. Io ti ringrazio Valentina, ma le cose non stanno così. Io ho dei colleghi molto validi, insieme riusciamo a fare il 99%, per cui anzi, devo dire la verità, negli ultimi anni ho avuto dei colleghi che in qualche modo hanno fatto anche meglio di me. Il problema è che bisogna valutare bene, come dicevo prima, il fatto che Sametto possa ritornare a essere leader incontrastato nel mondo, diciamo così, anche della notte. Per cui io faccio un augurio, e poi purtroppo ho i minuti contati, bisogna
che ci cocciamo un po' tutte le maniche, buon per il sindaco che verrà fra un paio di settimane, ma soprattutto noi dobbiamo essere più responsabili e creativi, quella creatività che oggi purtroppo devo dire manca qui a San Benedetto, una creatività che deve essere supportata anche da chi poi in realtà deve aiutare questa creatività, perché la creatività da sola forse non basta. Quindi auguriamoci che ci siano altri personaggi come me in futuro che possono dare un'impronta notevole a una città che io amo, adoro e che non ho mai lasciato, nonostante ho avuto tante proposte per andare a fare le mie aziende fuori dalle nostre quattro mura. Un grande patriota il nostro Sandro. Sandro che si sta probabilmente, insomma, pensando a una collaborazione con un altro Sandro in realtà. Qui esatto, siamo un po' nel regno esatto, dei Sandro. Esatto. Per cui parliamone un pochino, perché noi veramente noi riceviamo notizie così flash all'ultimo minuto di cui non sappiamo nulla e poi all'improvviso vengono fuori, insomma, sì, devo dire, del genere. Sandro mi ha detto il titolare qui di R9. Ma salutiamolo, che lui magari è sempre indifferente, esatto. Non ha grande premura ad essere salutato, ma noi ci teniamo comunque. Bene. Per cui probabilmente, io già vi do quest'anteprima, probabilmente Bagnieri concederà uno spazio R9 dove in realtà riusciremo a fare qualche flash o perlomeno qualcosina insieme, come già in passato ne abbiamo fatto con altri emittenti importanti. Per cui ben venga questa collaborazione che si spiegherà probabilmente con qualche iniziativa che faremo giù in spiaggia. Insomma, che meraviglia per tutti i nostri ascoltatori che pensavano di essersi liberati di Radio R9, che pensavano che il jingle Faccia da Radio sempre con voi fosse così, cioè non fosse una minaccia, invece no. È così che funziona, cioè noi poi a un certo punto siamo sempre con voi, ma sempre sempre, sai cosa vuol dire Sandro? Che anche quando proprio non vuoi, in realtà Faccia da Radio c'è sempre. Sandro, io ti ringrazio veramente tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, per il tuo sorriso e soprattutto per tutte le chicche, per tutte le news, per il mondo che ci ha aperto per quest'estate a fronte di Bagno Andrea. La promessa è che devi venire giù, però questo me l'hai promesso. Assolutamente. Quindi io voglio vedere scendere le famose scalette di Bagno Andrea con questa ragazza carina, simpatica, tatuata, ma devo dire piena di fiori. Per cui vedi, andiamo sul soft. Per cui i fiori e i colori sono, diciamo, l'immagine anche di Bagno Andrea. Ottimo. Mi piace. Lascio a Mattia che sicuramente ne sentirete parlare. Mi lascio a Mattia che io vedo che è pieno di cose da dirmi in realtà, perché la primissima cosa che vogliamo sapere, visto che c'è ancora il nostro Sandro, è che cosa dobbiamo aspettarci dal sabato di Bagno Andrea, visto che ne abbiamo parlato per gli aspetti magari un pochino più elaborati, per gli aspetti forse commerciali, per a titolo informativo effettivamente ogni cosa che riguarda il Bagno Andrea, che possiamo comunque ritrovare, giusto perché è giusto un radioascoltatore che si è appena sintonizzato, che fosse ancora un po' fuori intervista, ogni cosa, compreso il video di questa intervista, potrà essere ritrovato sulla pagina Facebook di Bagno Andrea, assolutamente. Per cui, al minimo, visto che continuiamo ad essere social, che siamo in autostrada, che stiamo lasciando like a destra e a manca, ne abbiamo appena lasciato uno alla pagina Facebook R9 del New Radio, come hai anche fatto appena tu, vero Andrea? Andrea, Mattia. Perché, vero Mattia? Mi sto vendicando perché mi hai chiamato Jesse. E un altro, ok, alla pagina Facebook di Bagno Andrea. Dal sabato di Bagno Andrea cosa mi aspetto? Allora, sicuramente è un locale molto prestigioso, divertente, si parte da una cena fantastica fino ad arrivare al dopo cena che è divertentissimo, con bella musica, bella gente. Molto divertente. Sei abbastanza vago, in realtà dillo che è bello carico, energia, voglio dire. Sicuramente, cioè ricco di energia, si può toccare con mano una realtà che comunque è difficile trovare in altri locali. Ricco di energia? Più della canzone che mi sto e vi sto dedicando, ne sei convinto? Perché guarda che bella dura, perché loro sono i Rooney con Wild New York Missing.